siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la prima delle due messe contenute nel messale con le messe della Beata Vergine Maria, dedicate a Maria, Vergine presso la croce del Signore. Se Dio vuole, una la celebriamo oggi e una la celebreremo sabato prossimo. Rientrano queste messe tra quelle prescritte, diciamo così, per il tempo di Quaresima. Ecco, perché Maria Vergine presso la croce del Signore? Ecco, perché anticamente, ecco, nella liturgia del Vetus Sordo, da questa sera, proprio da questo momento in cui stiamo celebrando, cominciavano le ultime 2 settimane di Quaresima, denominate anche tempo di passione. Quindi, il clou di questo percorso che stiamo compiendo, che ci immette più direttamente nel mistero della passione e della morte di Gesù, ossia nel mistero della croce, che per quanto sia la nostra salvezza, è un mistero doloroso. Ecco perché prima di questa messa abbiamo recitato i misteri dolorosi, perché convertirsi bene alla croce e fare pace con la croce non è cosa tanto facile. Sapete anche che in alcune chiese ancora si fa, nel nuovo sordo, nella nuova liturgia, è stato reso facoltativo, e c'è un segno molto forte che ci aiuta a entrare in maniera abbastanza appunto seria, forte in questo tempo, che è la velatura delle statue e dei crocifissi, un segno molto molto significativo. Io sono tanti anni che, per grazia di Dio, insomma, ho cercato di farlo un po', e quando si vedono le statue crocifisse ci piange il cuore, insomma, no? Almeno a me proprio ti fa vivere proprio qual è il senso. È un segno di lutto, d'accordo? In questo momento siamo veramente polarizzati al pensiero della passione e della morte di Gesù, che è la tragedia delle tragedie, anche se è la nostra salvezza, no? È il dolore dei dolori, è il lutto del lutto. E perché questo è avvenuto? Per togliere l'angoscia, ecco, la morte, il non senso di una vita senza Dio da parte dei cuori degli uomini, no? Le statue velate rappresentano proprio l'orrore, la bruttura di una vita senza Dio. Non vedo Dio da nessuna parte, no? Ecco. È una cosa molto bella, ecco. Qualche fedele, io so, insomma, che lo fa anche nelle proprie case, proprio per, evidentemente anche questo gesto è più che facoltativo, no? Proprio per entrare in questo tempo. Ora, la liturgia di oggi ci presenta la Madonna ai piedi della croce, e penso che mai come in questo periodo possiamo e dobbiamo sentire la Madonna vicino. Voi sapete che in giro per il web, ma anche sulle primarie agenzie informative, insomma, io l'ho vista su Google News stamattina, gira un'immagine che ritrae delle nuvole, insomma, che sembrano rappresentare l'immagine della Beatissima Vergine Maria apparse ieri a San Pietro, proprio mentre il Papa stava pregando e commentando questa situazione dolorosa che stiamo vivendo. Ah, certamente la Madonna adesso è vicinissima ai suoi figli, perché lei proprio non c'ha paura, anzi, quando vede un figlio nel dolore, siamo tranquillissimi che lì sicuramente lei è al nostro fianco, non si tira indietro assolutamente, come non fece ai tempi della passione reale di nostro Signore. Lei non si tira indietro, quantomeno per starci vicino, quantomeno per accompagnarci. Perché? Perché la Madonna sa, più di ogni altra creatura, che la croce, per quanto dolorosa, ed è dolorosa, le croci sono esperienze dolorose, se no saremmo tutti santi. La croce serve a farci diventare santi, e purtroppo la croce ci fa soffrire. Ecco, purtroppo la croce si è resa necessaria dopo la venuta, ahi noi, del peccato nel mondo. E senza questo strumento purtroppo noi non ci allontaniamo, non ci scrostiamo, non ci liberiamo da questa tragedia del peccato e della nostra miseria, in cui molte volte noi stessi ci troviamo coinvolti senza la nostra volontà. Adesso diremo una parola sul passo di San Paolo,
San Paolo scrive proprio nella stessa lettera che è stata nello stralcio di lettera che stavo dando per fare la prima lettura, che era lettera dei Romani. A un certo punto scrive: Signore mio, ma io non vorrei fare tutto quello che faccio. Tante volte vorrei fare il bene, ma faccio il male, non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Come facciamo a uscire fuori da questa situazione? Come facciamo a uscire fuori da questa situazione? Usciamo fuori da questa situazione attraverso la croce. Quindi per noi cristiani, attenzione, la croce non è una cosa che ci allontana dal Signore, come avviene per i pagani, no? Che dicono: ah, se Dio fosse buono mi toglierebbe ogni forma di sofferenza. Ma a noi la croce ci avvicina al nostro Signore, cioè proprio perché Dio mi ama, io lo capisco quando mi manda qualche tribolazione. Ed ecco perché San Paolo può dire nella prima lettura: ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Attenzione, non dall'amore che Gesù ha per noi, d'accordo? L'amore di Cristo in greco, sapete, gli esegeti dicono che può essere inteso come genitivo, soggettivo o oggettivo. Soggettivo sarebbe l'amore che Cristo ha per noi, l'amore suo verso di noi, ma questo certamente non è in discussione. Invece può essere in discussione l'amore nostro verso di lui. Noi possiamo separarci, possiamo smettere di amare Gesù. Allora, se però siamo veramente suoi discepoli, siamo illuminati sul senso della croce. San Paolo fa una serie di esempi di cosa? Di croce, di sofferenze. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, cioè dall'amore che noi abbiamo verso di Lui? Ci separa forse la tribolazione? Il coronavirus? Ci separa l'angoscia? Quindi la situazione dice: mo che altro andrà a succedere? Anche questo è un sentimento che si può vivere in questi giorni, no? La persecuzione? Quindi quando i cristiani sono ricercati e sono minacciati di morte per la loro fede, la fame, le carestie, la nudità, il pericolo, la spada. Dice proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. No, dice San Paolo, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati salendo sulla croce per noi. E ci ama proprio non malgrado queste cose, ma in queste cose, attraverso queste cose, che noi percepiamo come dolorose, ma sono dolori utili e salutari alla nostra salvezza, alla nostra conversione e alla nostra santificazione. Quando ci sentiamo un pochino pressati sotto il peso della croce, chiamiamo Maria. Lei è sempre sotto la croce e affianca ad ogni suo figlio che, come discepolo di Gesù, sa che deve passare attraverso questo cammino. La croce è la nostra compagna fedele in questa vita terrena per il nostro bene. Ci costa delle volte, ci pesa, la sofferenza pesa. Chiediamo aiuto a Maria, che non mancherà di sostenerci con la sua presenza e darci tutte le grazie, ottenerci tutte le grazie e darci tutti gli aiuti per poter santificarci nella croce e santificare tutte le nostre croci. Siamo dati Gesù e Maria.